Il corpo di Cristo. Amen. La Chiesa è il corpo di Cristo. Amen. I figli di Dio, alleluia, lavati nel sangue dell'agnello, provenienti, alleluia, da ogni razza, popolo e tribù. Amen. Come abbiamo sentito la testimonianza, gloria a Dio, della mia cara moglie che è brasiliana, ma anche lì il Signore è un popolo. Amen. Come in Africa, in Cina, alleluia, in Giappone, in tante nazioni del mondo ci sono servi di Dio. Amen. È una gioia conoscere tutti voi nell'amore del Signore. Alleluia, gloria a Dio, anche il pastore, anche l'altro caro pastore, i servi di Dio. Alleluia, perché è un onore essere servi di Dio. Amen. Non ho sentito amen. Amen. Alleluia. Gloria. È un onore. Amen. E tutti siamo servi, eh? Non solo i predicatori, i pastori, i ministri, ma alleluia, ogni membro, alleluia, del corpo di Cristo è un servo. Noi dobbiamo servire, fratelli, nel nostro piccolo. Alleluia. Alleluia. Come Dio ci mette in cuore, ci sono tante opere che Dio vuole fare. Abbiamo sentito che noi dobbiamo essere strumenti di Dio. A Castelbuono, a Casteldaccia, a Bagheria, a Milano, a Torino, alleluia. Alleluia. Oh, gloria al Signore, a Genova, in ogni luogo, alleluia, dove Dio ci vuole portare. Amen. Perché c'è un brano che mi ha tanto colpito da parte di Dio quando Gesù me l'ha fatto capire, che dice che tutti quelli che sono nati dallo Spirito sono come il vento. Alleluia. Amen. Che non si sa da dove viene e dove va, e noi questa sera lo stiamo sperimentando. Alleluia. Io, alleluia, con mia moglie non sapevo, non pensavo di essere qui, però siamo nella gioia. Amen. Gloria a Dio. Santo la gioia del Signore che ci ha dato questa grande salvezza. È una benedizione essere qui, fratelli, sentiamo l'amore di Dio insieme, l'unità, l'unzione di Dio che agisce in mezzo a noi. Alleluia. Io ringrazio Dio che per la sua misericordia ha avuto pietà di me, mi ha tirato fuori dal mondo del peccato dove ero perso. Io voglio dirvi brevemente, perché voglio soprattutto leggere la parola. Amen. Io sono cresciuto nella chiesa evangelica in un certo senso. È una storia un po' lunga, la farò breve. Sono nato in Cile, Sud America. Mio nonno è italiano. Mio nonno era ligure, è emigrato in Cile quando era giovane. E lì, grazie al Signore, tramite la famiglia di mia nonna, il Vangelo, alleluia, è arrivato con potenza da tante decade, diciamo così. Addirittura io so che un nonno di mio papà, uno zio di mio papà, è stato un pastore, un servo di Dio che negli anni del 1915, alleluia, quando ci fu un grande risveglio là in Sud America, e voglio dire un vero risveglio, non come quelli di oggi, che purtroppo ci sono risvegli un po' moderni, che fratelli, quando tu veramente, alleluia, hai lo Spirito Santo, tu inizi a dire, ma queste cose sono da Dio. Predicatori che soffiano nei microfoni, persone che cadono in maniere veramente che la Bibbia ci dice di avere discernimento. Gloria a Dio. Io credo che si cade davanti alla potenza di Dio, ma con la faccia a terra. Alleluia. Io credo, fratelli, alleluia. Gloria. Giovanni nell'isola di Patmos cade a terra come morto. Alleluia. Io credo nella potenza dello Spirito Santo, ma dobbiamo avere discernimento. C'è un vero risveglio biblico, amen, ma c'è anche un risveglio fatto dall'uomo, un risveglio passeggero, un risveglio di emozioni. Alleluia. Dove si emozionano, dove non c'è la vera predicazione, alleluia, evangelica, biblica, del ravvedimento, del pentimento, alleluia, della santificazione. Santo Gesù, alleluia. Noi dobbiamo veramente vivere il vero risveglio. E quello che è arrivato in quell'epoca, alleluia, in Sud America, ma anche in Stati Uniti, in Italia,
ci fu un risveglio potente, alleluia, dello Spirito Santo, e l'Evangelo è arrivato nella famiglia di mio padre, diciamo, in quell'epoca. E io sono cresciuto come la piccola bambina nella comunità evangelica, avevo zii, pastori, però io non capivo niente di Gesù, fratello. Non sapevo quello che Gesù aveva fatto per me, non sapevo cosa fosse la nuova nascita, non sapevo cosa fosse la potenza di Dio. Ero un evangelico, ma ero come un cattolico della domenica. Tornavo a casa, vivevo la mia vita, vivevo le mie faccende, i miei piaceri, parlavo male dei pastori, che ero un ribelle, ero uno schermitore, criticavo i pastori. A una certa età, più o meno i 15 anni, siccome avevo già una certa età, potevo decidere, mia mamma mi diceva: andiamo in comunità, andiamo al culto, andiamo a, alleluia, ascoltare la parola. Io non volevo, io ero un ribelle, mi parlavo male, insultavo, venivano i fratelli in casa a fare riunioni di preghiera, dicevano pace, pace, io dicevo guerra, dentro di me avevo l'odio, avevo un odio che il diavolo aveva messo nel mio cuore, che l'Eterno, lo sguidi, aveva messo contro i miei zii pastori, che li criticavo, li giudicavo, li sparlavo dietro. Ma oggi, per grazia di Dio, alleluia, sono qui, alleluia, a parlare di questa grande potenza che si chiama Gesù Cristo. Amen. Potenza di Dio, sapienza di Dio. Per 15 anni circa sono stato lontano da tutte le comunità, da circa 15 anni ai 25 anni, 10 anni sono stato lontano, non volevo sapere niente di chiese, pastori, zii, predicatori, niente, non volevo sapere niente di niente. Ma a volte nella mia intimità, vi racconto rapidamente, lo Spirito Santo mi parlava, perché lui voleva sapere di me. Alleluia. Gloria. Anche se io non volevo sapere niente della Chiesa, alleluia, ma il capo della Chiesa mi cercava, mi parlava. Io non capivo, perché ero morto nel peccato, ero cieco, ero carnale, non capivo, pur essendo cresciuto nella Chiesa evangelica. Ma ti voglio dire, c'era un seme, alleluia, della parola di Dio piantato nel mio cuore. Alleluia. Che nel corso degli anni lavorava, e io ho visto come ha lavorato quel seme. Amen. C'erano momenti che mi trovavo nei luoghi più inimmaginabili, nei luoghi più pericolosi, anche più peccaminosi, eppure lì Dio mi parlava. Alleluia. Mi diceva: tu cosa fai qui? La mia carne si voleva divertire nei piaceri mondani, andavo nelle discoteche, c'erano donne di qua, donne, ragazzi, e bere, divertimento, mangiamo, beviamo, perché domani moriremo. Ma io vedevo quel luogo e una voce mi diceva: tu cosa fai qui? Mi diceva una voce, alleluia, e mi parlava, mi scuoteva l'anima, io non capivo. Ma nel giorno, alleluia, che Dio ha stabilito, alleluia, siamo riconosciuti, alleluia, amen, gloria, il Signore mi è apparso, fratelli, in un modo meraviglioso. Posso dire veramente che mi è apparso, perché io non volevo convertirmi, non volevo andare nelle comunità, non volevo leggere la Bibbia. Ma quando io mi trovavo in Canada, lontano dalla mia famiglia, lì il Signore si manifestò nella mia vita in un modo glorioso e soprannaturale. Alleluia. Perché il nostro Dio è vivente. Amen. Amen. Gloria, alleluia, a te, Gesù. Alleluia. Gloria, è vivente. Amen. Alleluia. Lodiamolo, fratelli, lodiamolo, perché alleluia, lui dimora fra le lodi. Ma io non credo che un servo di Dio, un figlio di Dio, può stare così e non dice alleluia. Alleluia. Alleluia, devi dire alleluia. Amen. Oh gloria, gloria a te, Signore. Oh gloria, gloria. Alleluia. Quando tu inizi a lodare, si accende un fuoco. Alleluia. Amen. Senti la potenza di Dio. Alleluia, si spezzano le catene nella lode. Alleluia. Fratelli, e quel giorno è stato il giorno più bello della mia vita. Quando Gesù mi è venuto incontro, io ero per la strada, ero uno che mi ubriacavo, rubavo, e purtroppo Dio ha avuto pietà di me, bestemmiavo. Che Dio ha avuto pietà di me, fratelli.
ma quel giorno io ero in Canada, cercavo lavoro, stavo dando un appuntamento di lavoro, ma mi trovai all'improvviso, alleluia, a passare fuori da una comunità evangelica. Alleluia. In Canada. Amen. Perché in ogni luogo il Signore ha un residuo che non piegano, alleluia, le ginocchia a Baal. Amen. Quanti dicono amen? Amen. Gloria a Gesù. Dicono io voglio essere quel residuo. Io voglio Signore, essere. Io sono. Amen. Non siamo quel residuo. Al di là dei nostri difetti, mancamenti e battaglie, ma noi non piegheremo, alleluia, le ginocchia a Baal. Nel nome di Gesù. Perché Baal si traveste in tante forme. Fratelli, abbiamo discernimento. La TV è un Baal anche lui che si traveste. Programmi, film mondani pieni di peccato. Tante altre cose, fratelli. Ma quel giorno Gesù ha spezzato le catene. Io camminavo in strada, fratelli. Passai fuori da quella comunità e la porta era aperta. E io mi sentì di entrare, ma non per ascoltare l'Evangelo, ma per passarmi il tempo. Era più o meno l'una e mezza del pomeriggio, l'ora di pranzo. E io, come mai aperto qui a questo? E sono entrato, alleluia. Allora c'era un giovane che mi parlò di Gesù. Io non resistevo, mi disturbavo quello che c'era dentro, che ora non c'è più, alleluia. Quanti dicono a me? Alleluia! Gloria, gloria al Signore, a te, Signore. Lo Spirito Santo. Amen. Grazie a Gesù che ha avuto misericordia. E sapete, io mi disturbavo, non volevo ascoltare. Lui mi parlava di Gesù e lui mi disse: guarda, questa mattina abbiamo avuto un incontro di preghiera. Abbiamo avuto una riunione di preghiera al mattino, abbiamo finito, era un venerdì quel giorno. Lui mi disse: vieni domenica, vedrai che il Signore ti benedirà, il Signore ti aiuterà, il Signore farà qualcosa. Io dissi: vabbè, può darsi che venga, ma è una bugia, non volevo venire. Io scappai fuori, presi la porta, andai fuori verso la stazione. Alleluia, ma dopo 30 metri che io camminavo, i miei pensieri malvagi, carnali e ribelli, fratelli, per la prima volta in vita mia, io sentì la presenza di Dio. Alleluia. In strada. Una presenza potente, meravigliosa, oh gloria a Dio, forte, alleluia, ma allo stesso tempo piena di dolcezza, di armonia. Era come se qualcuno davanti a me non mi lasciava più camminare. Se io sentivo come due mani davanti a me, io non vedevo nessuno, ma io fui bloccato sul marciapiede. Alleluia, Gesù. E in quel momento una battaglia terribile dentro la mia anima, due voci che erano lì nella mia mente. Una voce mi diceva: torna indietro. Una voce mi diceva: vattene a casa. Quella voce mi diceva: torna indietro, vai a ascoltare, vai di nuovo lì in quella chiesa. Io mi sentivo attirato per una battaglia terribile, io non potevo muovermi, ero incatenato sul marciapiede. All'improvviso, fratelli, dopo qualche minuto, per la misericordia e la grazia di Dio, gloria a Dio, posso testimoniare che una voce, alleluia, potente dal cielo, arrivò su di me. Fu qualcosa di potente, improvviso. Quella voce mi parlò e mi disse: per nome Stefano, torna indietro. Alleluia. E domandali dove c'è un'altra chiesa. Quando quella voce arrivò, io fui come che mi risvegliai. Gloria. E quella battaglia nella mente scomparve in un attimo. Alleluia. Io mi sentivo libero. Però un'altra voce mi diceva: ma cosa vai a fare? Sei pazzo? Ma non ti vergogni, ma vai a casa. E io non potevo muovermi, fratello. Io volevo andare avanti alla stazione, non potevo. Volevo andare indietro, non potevo. Io rimasi veramente, gloria a te, Signore, bloccato in mezzo alla strada, non so quanto, 10 minuti, 15 minuti, una battaglia terribile, mai avuta in vita mia, come quella che ha parlato il pastore della tempesta. Ma io ce l'avevo dentro di me. Una cosa terribile, ma lì per la seconda volta una voce arriva su di me e mi dice: Stefano, vai indietro e domandami dove c'è un'altra chiesa. In quel momento, fratelli, da quella presenza potente che era davanti a me, uscirono come due mani
Io posso dire per la gloria del Signore Gesù che sentì come due mani che uscivano. Io non vedevo nessuno, ma io sentivo qualcuno che mi prendeva con due mani dai fianchi, alleluia, e mi fece girare e mi spingeva, ma con amore era come che qualcuno mi accompagnava a tornare a me. Alleluia, Gesù. E quello è stato l'inizio del grande miracolo che Gesù ha fatto nella mia vita, fratelli. Da quella sera, alleluia, per grazia di Dio sono andato in una comunità evangelica pentecostale per la gloria di Dio, dove Cristo mi parlò direttamente tramite la predicazione dell'Evangelo, perché sta scritto che è piaciuto a Dio, amen, di salvare i credenti mediante la teologia, mediante i discorsi umani, la filosofia, no, amen, mediante una religione, no, ma mediante, alleluia, la pazzia della predicazione, alleluia, alleluia. Gloria. E ora sono un pazzo, amen, di predicare l'Evangelo, amen, alleluia. Non importa quello che dicano gli altri, anche alcuni, purtroppo mi dispiace dirlo, evangelici tiepidi che si scandalizzano quando uno predica in strada, ma non si scandalizzano quando vanno al cinema, quando vanno di qua, di là, le cose mondane, vanno in spiaggia, non si scandalizzano. Quando vanno a bere con gli amici al bar, non si scandalizzano. Di guardare le partite, non si scandalizzano. Alleluia, Gesù. Spirito Santo, parlaci. Non si scandalizzano, ma si scandalizzano di vedere un fratello che Dio ha avuto pietà, che vuole gridare l'Evangelo. Fratelli, io ero un timido prima. Io ero veramente un uomo morto. Il diavolo, pastore, ha cercato di uccidermi almeno tre volte prima che Cristo arrivasse nella mia vita. Il diavolo mi voleva uccidere, ma il Signore, alleluia, mi ha liberato. Amen. Gloria a te, Signore. E per la gloria del suo santo nome, alleluia, oggi posso testimoniare e non mi vergogno per l'Evangelo, perché esso è la potenza di Dio. Quella sera del 2001 di ottobre, sono quasi passati 20 anni, fratelli, per la grazia di Dio, il Signore in quella comunità, tramite la potenza dell'Evangelo, mi liberò da tutti i legami che avevo addosso, le catene e la schiavitù nella quale vivevo del peccato. E da quel giorno, per la grazia di Dio, posso dire insieme a te, caro fratello, sorella, che siamo nuove creature in Cristo. Amen, gloria a Dio. Alleluia. Nuove creature in Cristo. Io non mi sarei mai immaginato di andare in giro nelle piazze, nei mercati, dovunque Dio vuole, anche sopra il treno, sopra la nave, gloria a Dio, non importa. L'Apostolo Paolo predicò sopra una nave. Gloria a Gesù. Gloria al Signore. Per la gloria di Dio, perché lo Spirito Santo va al di là del nostro pensiero umano tradizionalista. Anch'io a volte penso, no, qui non posso predicare, ma i pensieri di Dio, alleluia, vanno oltre. Amen. Signore, a volte mi fa aprire la bocca, Lui, per la sua grazia, in posti che sembrano inimmaginabili, sopra un terrazzo dove non c'è nessuno, non vedo nessuno, il Signore mi fa aprire la bocca a volte anche lì, per la sua gloria. Poi all'improvviso esce qualche anima dal balcone, dalla finestra, gloria a Dio, e qualcuno ascolta. Amen, fratelli. La pazzia della predicazione.